Parliamo dunque di benzina. Mentre la crisi morde, i consumi petroliferi calano, l'ENI, l'azienda petrolifera leader del mercato, il cui azionista di riferimento è ancora saldamente lo Stato, da un lato trascina i prezzi al rialzo e dall'altro manda un messaggio a Parlamento e Governo, rei di aver avviato il processo di liberalizzazione ed apertura del mercato dei carburanti. Questo è l'inizio del comunicato stampa che mi è stato spedito pochi giorni fa dalla FEGICA. Noi abbiamo questa mattina il segretario nazionale della FEGICA, Alessandro Zavalloni, con cui parliamo proprio di questo caro benzina e di queste irregolarità nei confronti dell'Ente Nazionale Idrocarburi. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, parliamo di questo rialzo. Leggo che in appena 36 giorni l'ENI ha modificato al rialzo i suoi listini 10 volte sulla benzina e 8 volte sul gasolio. Del caso di dire, come dice la sua pubblicità, fermate uno cane e tutte le sue zampe. Come mai? Ma guarda, intanto ti devo aggiornare, perché da 36 a 40 giorni già sono stati già abbiamo avuto altri due aumenti. Un altro rincaro, due rincari addirittura. Altri due aumenti in due giorni consecutivi alla fine della scorsa settimana. A quanto siamo arrivati quindi? Ma guarda, diciamo in Italia i prezzi sono particolarmente differenti, anche perché esistono accise regionali, sulla benzina, esatto. Diciamo un po' tutti pesano, ecco, mettiamola così, non solo i petrolieri, anche lo Stato, le regioni, eccetera. Certamente però ormai siamo vicini a quella soglia psicologica dei 2 euro, siamo in alcune regioni abbondantemente sopra 1,09 euro per la benzina e 1,08 euro per il gasolio, una situazione particolarmente drammatica. Beh, io a questo punto ti chiedo se poi superati i 2 euro si continuerà ancora a salire, perché di questo passo non credo che la previsione possa essere molto ottimistica. Ma io credo che nessuno può essere né ottimista né pessimista in questi casi, perché mi sembra di poter dire la situazione è fuori controllo. Mi chiedo a che cosa serve avere un leader del mercato che ancora è nelle mani dello Stato al 30% come l'ENI, perché lo Stato deve fare il benzinaio se almeno non è nelle condizioni di contenere i prezzi al pubblico e di fare delle politiche che invece... come dire, di aumentare sistematicamente i prezzi al pubblico e dall'altra contemporaneamente avviare delle politiche che consentano di eliminare 5.000 piccole imprese e decine di migliaia di addetti, perché con la politica del self-service da certo. Una parte l'ENI aumenta i prezzi e ovviamente le altre compagnie petrolifere gli vanno dietro, non c'è nessun dubbio, da una parte aumenta i prezzi e dall'altra dice di fare gli sconti al self-service, cioè cercando sostanzialmente di mandare via la gente, di fare perdere posti di lavoro in un momento in cui si parla di sviluppo, di lavoro, eccetera. A che cosa serve avere lo Stato che fa il benzinaio? E questa è una domanda che il governo e il Parlamento dovrebbero cominciare a farsi seriamente, anche perché con ogni evidenza questi comportamenti sono un messaggio che l'ENI manda e le altre compagnie petrolifere ovviamente mandano proprio al Parlamento, che qualche settimana fa al Senato ha avviato quel processo di liberalizzazione, se non altro nella tendenza di cominciare a liberare il mercato, aprirlo veramente. Ecco, quello che io noto è una cosa, che molto spesso si aumenta di qualcosa il prezzo della verdura, si fa una gran cagnara sui giornali, si fanno servizi al telegiornale, tutto quello che si può fare si mette in campo. Invece, in questo caso, e credo che sia ancora più grave, perché diciamola tutta, io posso magari mangiarmi le patate invece degli spinaci, se gli spinaci vanno alle stelle, ma in questo caso il consumatore non ha scelta, quindi è un furto vero e proprio. No, non ha alcuna scelta, anche questo è piuttosto curioso. In altra epoca, quando la benzina veniva ritoccata anche di poco, come giustamente dici te, l'attenzione era particolarmente alta. Negli ultimi tempi, diciamo che almeno negli ultimi 2 o 3 mesi, questa attenzione è andata scemando e in realtà invece i prezzi in appena 40 giorni sono aumentati di 8 centesimi. Cioè non stiamo parlando di cifre contenute, stiamo parlando di aumenti sensibili che oltretutto fanno seguito a degli aumenti delle accise particolarmente importanti con le ultime manovre anche del governo attualmente in carica. Diciamo che l'attenzione su questo genere di cose sembra essere in qualche modo scemata. Da una parte sembra esserci un pizzico di rassegnazione. È quello stavo dicendo, infatti. Dall'altra io non possiamo non tenere conto che certamente i petrolieri sono nelle condizioni di avere un grande appeal anche sui sistemi di informazione. Ecco, è confermata la manifestazione nazionale per il 13, quindi? Sì, noi
domani mattina quindi domattina abbiamo, sì. domani mattina abbiamo una manifestazione all'Hotel Nazionale al Caparanichetta, di fronte praticamente alla Camera dei Deputati. L'avevamo immaginata per dare atto al Parlamento di avere cominciato a mettere mano. Nessun processo di liberalizzazione, chi lo dice una bugia, si fa con una bacchetta magica. Eppure con le ultime interventi che il Parlamento ha fatto in sede di conversione del decreto liberalizzazioni, alcuni segnali di apertura del mercato, come dicevo io, quindi mettere nelle condizioni anche i gestori di andare sul libero mercato. Io vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che quando le compagnie petrolifere vendono il prodotto ai propri gestori in regime di esclusiva, vendono il carburante 14-16 centesimi al litro, stiamo parlando di cifre importanti, di sì. oltre 200 lire al litro, di più di quanto lo mettono sul libero mercato. Le differenze gli ascoltatori le vedono quando trovano una pompa bianca rispetto a un impianto a marchio di una compagnia petrolifera. Questo dimostra una cosa, che anche in Italia i prezzi dei carburanti possono essere più bassi. Bisogna mettere nelle condizioni i distributori di acquistare sul libero mercato e di mettere in concorrenza finalmente le compagnie petrolifere. Ecco, a che posto è l'Italia nel caro carburanti? Credo che siamo tra i più cari in Europa, o dico male? Noi storicamente abbiamo un delta rispetto alla media dei paesi europei particolarmente significativo, intorno ai 3-4 centesimi. Al momento, diciamo, in qualche modo in flessione, anche perché, consentimi questa battuta, viene rivisto da qualche tempo il modo del calcolo del prezzo medio Italia. È un po' sulla falsa riga delle polemiche che abbiamo quando si calcola il paniere dell'inflazione, Istat e cose del genere. Dipende da che cosa metti dentro il paniere per calcolare se il costo della vita è del 3% o dell'1,5%. Quindi anche da questo punto di vista è un po' complicato stare dietro a queste cose. Ma non c'è dubbio che in Italia storicamente abbiamo un carburante che è leggermente più alto che nella media europea. Questo anche dovuto a condizioni, come dire, strutturali. Il nostro paese è lungo, stretto, ha gli Appennini in mezzo, quindi ci sono anche motivi orografici e quindi strutturali che consentono di avere queste differenze. Però non c'è dubbio che anche in Italia il prezzo del carburante, lo dimostrano gli impianti no loco o lo dimostrano gli impianti sotto i supermercati, che acquistano, per questo possono vendere a 10 centesimi, a 12 centesimi in meno il carburante, che lo acquistano a 14, a 16 centesimi in meno, anche in Italia si potrebbe avere un prezzo della benzina e del gasolio sensibilmente più basso e su tutta la rete, non solo sugli impianti cosiddette pompe bianche o sotto i supermercati. Ecco, quindi invitiamo tutti quelli che sentono a non ecco, prima di tutto a non rassegnarsi. No. Perché speriamo di fare qualche cosa, voi vi state battendo il più possibile, quindi continuiamo a seguirvi e continuiamo a vedere l'evolversi di questa situazione. Al momento non è buona, però gli amici come voi appunto servono proprio per portare all'attenzione anche delle istituzioni quelli che sono poi i problemi per noi di tutti i giorni. Grazie ad Alessandro Zavalloni della FEGICA, ricordiamo il sito. Il sito è www.fegica.it, ma c'è anche un sito www.liberalabenzina.it che offre una serie di informazioni particolarmente interessanti. Ed è importante, libera la benzina. Grazie Alessandro Zavalloni. Buona giornata a tutti. Buona giornata.